Sagra del fagiolo di Sarconi, una delle più longeve d'Italia, nostra diretta. Buonasera e benvenuti al secondo appuntamento con l'informazione regionale. Questa sera un'apertura inconsueta, dedicata ad una kermesse che ha ormai raggiunto i 30 anni di vita. Si tratta di una delle più importanti e più attese di tutto il Meridione. Stiamo parlando naturalmente della Sagra del Fagiolo di Sarconi. Allora ci colleghiamo subito in diretta con Piazza Municipio a Sarconi, dove c'è per noi Beatrice Volpe. Beatrice, a te. E guardate, guardate quanta gente c'è qui, ma soprattutto guardate chi c'è vicino a me, Elisa Isoardi, uno dei volti più famosi di Radio 1 e grande esperta, lo dobbiamo dire, dei prodotti gastronomici. È venuta qui a Sarconi, mossa anche dalla curiosità. Assolutamente, io sono stata già in Basilicata con Linea Verde, quindi con Rai 1, e sono qui oggi per la Sagra del Fagiolo di Sarconi. Eccoli qua, questi li ho raccolti io oggi e stasera li cuciniamo, perché questa è una manifestazione davvero molto importante. C'è tantissima gente, come vedete alle mie spalle, ne arriverà ancora di più, quindi vi invito a venire qua stasera alla Sagra e soprattutto a visitare i prodotti tipici lucani, i prodotti tipici di questa terra, che è una terra che davvero ha tante, tante risorse. E quando ti potremo rivedere su Rai 1? Su Rai 1 prossimo anno non farò più Linea Verde, quindi abbandonerò tra virgolette gli agricoltori, però mi sveglierò per svegliare voi a 1 mattina, quindi tutte le mattine dal lunedì al venerdì Rai 1 vi aspetto, mi raccomando, dalle 6.45. E dopo l'appuntamento che vi ha dato Elisa Isoardi, io ve ne do un altro. Fra poco parleremo più approfonditamente dei fagioli. Grazie, grazie a Beatrice Volpe. Ancora niente, vero sindaco Cesare Marte? Il grosso si attende per la serata, fra stasera e domani sono previste 30.000 presenze. Sì, anche quest'anno sembra che le prospettive siano molto buone, la piazza è già piena ma attendiamo altri visitatori. Il dato più significativo è che le strutture ricettive della Val d'Agri sono tutte piene e che la maggior parte dei nostri visitatori vengono da fuori regione. E pensate che il fagiolo può diventare addirittura un modo per far arrivare gente qui a risiedere. È successo ad una famiglia, la famiglia Scote. Noi oggi siamo stati nei campi e abbiamo intervistato Nunziante Scote e gli abbiamo chiesto perché da Castellammare hanno scelto di venire qui per vivere proprio in campagna. Sì, assolutamente. Noi siamo arrivati qui a Sarconi negli anni Ottanta, ci siamo innamorati di questa campagna e abbiamo cominciato a trascorrere le estati. Poi, avendo acquistato terreni, abbiamo cominciato a coltivare ed è nata poi come conseguenza diretta produrre e soprattutto cercare di valorizzare quelle che sono queste produzioni. Il fagiolo di Sarconi è proprio un'eccellenza gastronomica della Basilicata. Forse il più grande giacimento che abbiamo in Val d'Agri è un giacimento gastronomico. Il fagiolo fa da veicolo portante per tutte le altre produzioni. Camillo Fortunato, vincitore per il 2010, il piatto più venduto è cavatelli e quest'anno sono cavatelli tricolori. Sì, esatto, quest'anno la novità, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, abbiamo fatto una rivisitazione del nostro tricolore utilizzando sulla colorazione della pasta appunto il tricolore. E Camillo Fortunato è il vicepresidente della Proloco, ma qui abbiamo la giovanissima presidente da gennaio della Proloco, Antonella Tempone, che vive a Belluno, fra poco andrà a Brescia, ma è qui presente e ha lavorato assieme a tantissimi volontari per la riuscita della Sagra. Sì, ecco, siamo in 150, io sono solo il capitano di questa squadra e stiamo organizzando il tutto, ora abbiamo finito con i fuochi e aspettiamo tutti quelli che vorranno venire a visitarci, speriamo siano in tanti e noi siamo pronti, aspettiamo tutti. Una decina gli stand gastronomici preparati dai ristoranti, poi naturalmente c'è la possibilità di acquistare prodotti gastronomici o artigianali, ma il fagiolo quanto è importante per questa terra, quante varietà ci sono? Sono tantissime. Nicla De Maria, che è la presidente del consorzio del fagiolo IGP. Sì, le varietà dei fagioli sono tante, sono quasi 18 ecotipi, dai più tradizionali, qualcuno semi autoctoni della zona e quindi di conseguenza creiamo un mercato intorno a questi fagioli. Ma io vorrei chiedere al sindaco, che è anche medico, lo vediamo circondato dalle autorità, c'è anche il presidente del consiglio regionale Follino, come medico fanno bene questi fagioli? I fagioli fanno benissimo, contengono antiossidanti, contengono minerali e mangiare fagioli fa bene.
e venite a assaggiarli qui declinati in una varietà di modi. Fra poco parte la sagra gastronomica e anche domani sera fino a tarda notte alle 10 però potrete visitare i campi, visite guidate.